E oggi ti sei conquistata il regno con la tua semplicità di ingenua fanciulla, alla presenza di dame ben più titolate e supponenti. Al ballo di corte il tuo cuore bianco di pietra ha pulsato forte, ha emanato luce, energia, ha evocato in ognuno sentimenti di appartenenza a un paesaggio ancestrale e perduto che avevamo dentro come la nostra innocenza. Paesaggio fatto di solida materia eppure al tempo stesso rarefatto e spirituale, in cui ci siamo rivisti puri e nudi, biblici, senza orpelli, senza sovrastrutture, rudi e veri come le tue pietre millenarie, rudi e veri come la tua straordinaria natura, impastata di ocra, smeraldo e turchese. Autentici come eravamo, come vorremmo continuare a essere in un futuro che sia ancora umano e che noi vorremmo modellare con le nostre mani, finalmente protagonisti del nostro destino. E ancora ti potremmo dire, e non per vano trionfalismo, che sei un bellissimo cigno, ora che hai sconfitto giudizi e pregiudizi recenti e passati e ti mostri nella tua vera essenza, finalmente liberata da un malefico incantesimo. Sei stata a lungo un brutto anatroccolo e per questo hai sofferto, hai subito umiliazioni, ma hai saputo attendere paziente. Non hai avuto fretta, hai sublimato tutto nel tuo cuore. Tu lo sapevi che il tempo ha bisogno di tempo per riconoscere la verità delle cose e offrirla agli occhi del mondo. E sei stata saggia, ti sei affidata a lui che è sempre galantuomo. Ed eccoti finalmente oggi, sotto un cielo benevolo, a destare meraviglia nel mondo col tuo bianco oro, presepe mozzafiato, piccola Gerusalemme, dopo essere stata nei secoli sconosciuta e misconosciuta. E infine ti potremmo dire abbracciandoti che sei il nostro ponte, il tramite che sta fra una realtà ancora dura, difficile, aspra, che amareggia i nostri giorni incerti, e il sogno di un riscatto da troppo tempo atteso, troppe volte deluso. Quel sogno che, giustamente, ogni uomo, ogni popolo, ogni terra coltiva del riconoscimento della propria esistenza, del rispetto che gli è dovuto e che, ancora e spesso, è calpestato, disatteso. Sogno che, se compiutamente si avverasse, diventerebbe conferma del nostro valore, promozione delle nostre intelligenze, alimento di nuovi sogni, vita che genera vita. Auguri, Matera. Bene. Dopo questa lettura, veramente non ci sono parole come commentarla. Altissimo contenuto, parla di una Matera umiliata, una Matera vittoriosa. Brava, grazie. Bene, dimenticavo una cosa prima, di presentare un artista, senatore, la professoressa Marisa Gullotta, autrice, dopo parlerò io di Marisa quando la presenterò. Al momento passo la parola all'assessore Alessandro Vila. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento all'amico Pinuccio Adducci, che a proposito di cultura è sicuramente tra gli operatori culturali più intensi, no? Per capacità, per tempistica anche. Colgo l'occasione per fare i miei più sinceri complimenti, congratulazioni al sindaco di Matera, li ho fatti in privato appena Matera fu eletta capitale europea della cultura. Salvatore, ti hanno accolto con la nona sinfonia di Beethoven, quindi ovviamente è stata un'accoglienza molto degna della loro chiesa. Al di là di questo, cultura, sono molto felice, sindaco, che finalmente, devo dire, in Basilicata si stia parlando di cultura, da quando chiaramente Matera
è stata prima candidata e poi eletta a capitale della cultura 2019. Io, come tu sai, non sono un politico, mi occupo di altro, però forse anche un po' per, come dire, esperienza familiare, Pinuccio, la politica mi è stata sempre vicina, no? E sinceramente non ho mai sentito parlare, né in Basilicata, né a Matera, né a Bisticci, tanto di cultura come in questo periodo. Di solito si parlava di uffici tecnici, si parlava di urbanistica, tranne che di cultura. In questo periodo tutti vogliono fare l'assessore alla cultura. Sono contento, devo dire. Quindi, al di là delle battute, mi auguro che comunque il concetto sia più legato ad una sensibilità e non a quello che magari qualcuno pensa che questa elezione a capitale della cultura possa portare solo ed esclusivamente in termini di contributo monetario. Perché la cultura è una cosa seria. La cultura non è soltanto, sindaco, un, diciamo, sistema di erudizione. La cultura è prima di tutto un contenitore che va ad integrare l'identità di un popolo. Loro da tantissimi anni sono esponenti, rappresentanti degni di usi, di costumi, di tradizioni del popolo lucano, di quello bisticcese in modo particolare. Ma cultura è soprattutto identità di valori etici e morali, cose che in Italia, purtroppo, caro Pinuccio, stanno venendo sempre più meno. E questo soprattutto lo devo dire per colpa di una classe politica che ci ha annientato sotto il profilo culturale. È impossibile che un paese come l'Italia, che era comunque la perla europea, ma era una delle sicuramente realtà più vive a livello internazionale e mondiale sotto il profilo della cultura, oggi sia diventato un paese di livello bassissimo. I media, no? Noi accendiamo la televisione, hanno creato mostri sociali. Ci sono delle trasmissioni demenziali, no? Questo sistema molto vicino a quello americano sostanzialmente. E una televisione pubblica, il servizio pubblico che parla solo di audience, no? Non parla più di qualità, non parla di arte, non parla di cultura, ma tende semplicemente a fare concorrenza alle reti private che trasmettono spazzatura. Quindi la cultura è sicuramente una cosa molto seria. Quindi io mi auguro che questa circostanza possa sicuramente far emergere Matera a livello non solo europeo ma anche mondiale, perché chiaramente la presenza di grandi attori, la presenza di grandi registi pone la realtà materana sicuramente in una vetrina mondiale. Ma spero chiaramente che attraverso questo percorso integrato che possa vedere sicuramente altrettanto esponenti della cultura, tutti ovviamente i comuni che gravitano intorno a Matera, perché sarebbe, sindaco, impensabile non dare un'offerta anche turistica, anche culturale, più articolata ai cosiddetti cittadini temporanei che arrivano a Matera per un periodo di tempo, perché chiaramente la straordinaria capacità che ha la Basilicata, con le sue differenze, ogni paese ha le sue caratteristiche, beh, potremmo offrire a questi turisti l'opportunità di viverla in maniera adeguata. E spero che attraverso, diciamo, questo impegno, questa elezione straordinaria possa venire fuori, ci si possa, diciamo, possa riscoprire o addirittura scoprire quelli che sono i valori culturali della Basilicata, cioè quella Basilicata che era il popolo di Carlo Levi, il popolo dei contadini, ma anche il popolo di Luchino Visconti, con questo fenomeno tragico della immigrazione, la stessa immigrazione di cui oggi stiamo puntualmente vedendo queste immagini terrificanti, ma è anche il popolo, sindaco, di Scanzano 2003, un popolo che si è saputo ribellare a chi ovviamente in maniera sicuramente non pulita voleva avvelenarci. E anche quella stessa Basilicata, come per esempio la nostra amministrazione comunale sta portando avanti la battaglia
sull'ambiente, sulla legalità dell'ambiente, no? Mi riferisco alle battaglie che sono comuni, riferite alla Tecnoparco di Pisticci Scalo. Quindi io mi auguro che finalmente si possa parlare realmente di cultura e si possa far riferimento non soltanto, diciamo, ad un linguaggio di tipo culturale e artistico legato al patrimonio, ma soprattutto al patrimonio umano. Grazie. Bene. Come accade quasi sempre, il sindaco ha degli impegni a Matera, però adesso passo la parola e lui dirà quello che vuole dire. Grazie innanzitutto l'accoglienza che mi avete fatto, che avete fatto naturalmente alla città che rappresento, diciamo, non è una questione personale. E mi ha trovato anche, diciamo, un po' in difficoltà, mi ha messo un po' in difficoltà e in imbarazzo, però comprendo bene che questo che avete espresso è un sentimento sincero per le ragioni che sono state dette, che sono state innanzitutto dette all'inizio quando sono arrivato dal Comunatore Adduccio, con cui condividiamo il cognome, salvo un avvocato, però insomma, voglio dire che mio padre è scomparso un mesetto fa, 97 anni, si chiamava Adducci. Insomma, a me è stato fatto un errore all'anagrafe, quindi i miei fratelli, mia sorella si chiamano tutti Adducci, e quindi ritrovo, diciamo, anche una certa familiarità nel cognome. Chissà, ma sicuramente, insomma, il cognome poi non è molto diffuso, quindi non è difficile che ci siano addirittura dei collegamenti. Io vi sono grato perché per questa sincerità che avete espresso nelle vostre parole, per l'indirizzo e i complimenti che fate alla città di Matera. Io penso che sia una delle poche volte qui abbiamo personalità che sono presenti, insomma, un ex sindaco, un monumento della politica come Mingo Giannacci. C'era qui l'ingegner Leone, insomma, che potrebbero suggerirmi quando nella storia recente è accaduto, se è accaduto qualche volta, che la città di Matera, capoluogo di provincia, potesse ha svolto, diciamo, in maniera compiuta una funzione a vantaggio dell'intero territorio. Io penso che l'orgoglio più grande che io avverto in questo periodo è quello di aver finalmente consentito alla città di Matera, attraverso l'esercizio non dell'amministrazione, ma attraverso l'esercizio della politica, e questa volta finalmente della politica con la P maiuscola, perché la politica si dovrebbe occupare di queste cose. Si dovrebbe occupare di fornire delle visioni, di disporre di indirizzi, di dare e fornire delle opportunità, soprattutto ai ragazzi. È uno dei problemi più gravi che abbiamo in questo periodo, perché la politica ha perso molto del suo appeal, e l'orgoglio più grande, ve lo posso confidare, che sente un dirigente politico quale sono io, insomma, io faccio questo lavoro. Prima il professor Plati ha elencato delle cose, insomma, ho fatto soprattutto un lavoro di cooperazione, ho lavorato con i ragazzi per tantissimi anni. Una delle cose più gravi che possono accadere a persone come me, che hanno fatto della politica la loro scelta di vita, è vero Mingo, come si diceva un tempo, è quello di doversi vergognare di fare politica. E oggi il sentimento che pervade le persone che fanno politica spesso è un sentimento di vergogna per quello che sta accadendo.
Ebbene, questa cosa che abbiamo fatto a Matera restituisce onore proprio alla politica, dignità alla politica. E questa è la prima cosa, il primo elemento che è, diciamo, di grandissimo valore, perché siccome lo smarrimento che c'è oggi nella nostra società è il frutto esattamente della scomparsa di questo grande valore che ci ha accomunato per anni, per decenni, per un lunghissimo periodo, e che sembra totalmente smarrito, bene, proprio da qui, dal cuore del sud dell'Italia, dal malleolo dello stivale, della gamba che è l'Italia, affondato nel Mediterraneo, nasce un'iniziativa che restituisce orgoglio e dignità alla politica, e la politica in senso puro, che è proprio le modalità attraverso le quali la comunità si danno un destino, si raccontano che strada fare, dove arrivare, attraverso quali processi, quali percorsi. E questo l'abbiamo fatto, tra l'altro, non soltanto mobilitando i cittadini di Matera, le associazioni culturali. Voi siete una grande associazione culturale, uno dei grandi valori è l'associazionismo della cultura, ma mobilitando anche la provincia, i 130 comuni della Basilicata oltre Matera e tante comunità che sono fuori dalla Basilicata, hanno creduto di poter affidare alla nostra città, al nostro capoluogo, un compito di riscatto vero e proprio, mettendo al centro di questo lavoro la parola cultura, che abbiamo sottratto dai club esclusivi. La cultura, abbiamo detto, non è un settore. Non ci può essere uno che è impegnato solo nella cultura. E perché? Chi fa agricoltura e che protegge la terra e che lo fa in modo sostenibile non fa cultura. E chi fa industria e lo fa in modo sostenibile non fa cultura, non produce beni, cose importanti. E perché chi amministra la cosa pubblica, informando i suoi comportamenti alla trasparenza, alla correttezza, alla produttività del lavoro, non fa cultura? E perché poi tutto il resto, certo, e chi? Chi fa teatro, chi fa letteratura, chi fa poesie, chi fa scultura, pittura, chi fa cinema, chi fa musica, Alessandro, fa cultura. Ma è proprio questo che abbiamo fatto risaltare nel bellissimo viaggio che abbiamo fatto. Abbiamo detto che cultura ci attraversa orizzontalmente e ognuno si deve sentire parte di questo viaggio, di questo percorso, sapendo che ogni cosa che fai tutti i giorni è un'operazione culturale. Naturalmente io non nego che ci sono le peculiarità, la grande cultura letteraria, la grande cultura del sapere, ma c'è anche la grande cultura dei saperi, il grande artigianato che in parte abbiamo perduto, non è cultura, è cultura. Il grande lavoro quotidiano di tante persone, ecco perché noi siamo riusciti a vincere, perché non ci siamo chiusi in un recinto e non abbiamo ritenuto che questo fosse esclusivamente un pezzo dell'attività dell'uomo. E su questo, Mingo, abbiamo trovato le opposizioni, non le opposizioni quelle politiche, abbiamo trovato le opposizioni culturali, di quelli che volevano chiudere il recinto, di quelli che dicevano che dovevamo parlare solo di Matera, che non dovevamo parlare della provincia di Matera, di Pisticci, di Ariano. Siamo andati ad Ariano, io l'anno scorso, durante tutta l'estate, ho dedicato tutta l'estate, ho fatto una specie di pellegrinaggio, ho toccato quasi tutti gli altri 130 comuni della Basilicata, e lì sono stato accolto
in molti casi come un capo di Stato, io mi sentivo pure male, ma questo era il sentimento forte che i lucani e anche tanti della Puglia e anche tanti del resto d'Italia che ci hanno chiamato per poter condividere questi ragionamenti, hanno ritenuto che fosse davvero un'occasione straordinaria. Ed è un'occasione straordinaria. Dopo l'Expo 2015 l'Italia avrà il primo appuntamento internazionale, lo avrà il 2019 con Matera capitale europea della cultura. E non è un caso, è stata fatta la citazione prima, non so se è stato il professor Flati che ha detto su Renzi, che ha fatto questa citazione a Genova l'altro giorno. Per la prima volta sta accadendo una cosa assolutamente inedita, ed è quello che abbiamo detto in questi anni, in questi mesi. Guardate, noi abbiamo lavorato non per chiedere delle cose al governo, all'Europa, ma per dare delle cose all'Italia e all'Europa. Non abbiamo fatto il pianto antico, nessuno ha sentito il sindaco, nonché presidente del comitato che io rappresento, andare in giro piangendo miseria. No, perché noi non siamo dei miserabili. Noi abbiamo una grandissima dignità, e in un periodo difficile della vita degli enti locali e dell'amministrazione pubblica abbiamo tenuto a posto i conti e ci siamo fatti bastare quello che avevamo anche con i tagli. E non siamo andati a dire vogliamo fare questa cosa perché vogliamo soldi. Ogni tanto sento dire quanti soldi arriveranno. Non arrivano soldi. Sapete cosa accade qui? Accade una cosa molto più forte, che finalmente persino il capo del governo è costretto a fare i conti con il fatto che la capitale europea della cultura del 2019 deve avere qualche cosa. C'è un territorio che ha bisogno di qualche cosa. Poi, probabilmente quel riferimento alla ferrovia, per quanto mi riguarda, l'ha pure sbagliato. Ma non ha importanza, glielo andiamo a spiegare. A me interessa, diciamo, mettere in evidenza il fatto che con questa operazione noi costringiamo l'Italia e l'Europa ad occuparsi di noi, non in termini di pietismo, ma in termini di grande opportunità, cioè ci si rende conto che questa grande operazione, essendo un grande progetto politico, e vedete, io questo linguaggio l'ho utilizzato di fronte alla giuria internazionale, fatta di esperti indipendenti, di cui 7 erano non italiani. Ho detto, guardate, questo non è una pratica che stiamo presentando, non è una domanda per avere un premio, non è, lo sappiamo che non è la gara della più bella del reame, non è il concorso di Miss Italia. Questo è un grande progetto politico, l'ho pronunciato questa parola 2 volte nelle 2 occasioni in cui abbiamo avuto l'esame da parte della giuria. E quando noi guardiamo le carte che hanno scritto la giuria per motivare l'attribuzione della capitale europea della cultura, del titolo di capitale europea della cultura a Matera, queste cose sono richiamate perché dice lì: questo è un pezzo del piano strategico della città di Matera che coinvolge un territorio molto più vasto, che va addirittura oltre la regione. E allora Matera, ancora una volta, come è accaduto in tempi lontani, capitale contadina, capitale della terra, oggi diventa capitale europea della cultura. E questo ruolo, questa funzione lo potrà svolgere se saremo tutti insieme, se Matera non si chiude dentro di sé. Io ve lo dico qui, anche se a voi, diciamo, non vi toccherà direttamente, perché il 31 maggio a Matera voteremo, ma se qualcuno pensa a Matera che si possa nuovamente chiudere il recinto, adesso che abbiamo conquistato questo grande risultato, che si possa chiudere il recinto e ci cuciniamo la minestra dentro casa nostra. Questo è il più grave errore che potrebbe fare la città. Deve continuare invece la città, non so, ad avere le porte aperte dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'esterno. Noi abbiamo bisogno di far circolare. Oggi a Matera abbiamo il problema
di come dobbiamo regolare il traffico, di quanti ragazzi arrivano da tutte le parti d'Italia, di come ci sommergono di pullman, di come persino i ristoranti e gli alberghi quasi non ce la fanno. Noi abbiamo bisogno di spostare un pezzo di questo lavoro, e vengo alle vostre sollecitazioni, di questa occasione, nel resto della provincia di Matera. E quindi quando io sono andato girando, sono venuto anche a Pisticci l'estate scorsa, sono stato nel piazzale di Sant'Antonio sopra, quando venne Terravecchio, quando venne Aber, chi c'è stato? Alessandro Aber, e lì diciamo ho avuto modo di consegnare la bandiera di Matera 2019 alla presenza dell'assessore D'Onofrio, mi pare che il sindaco non so dove si era andato a nascondere. Perché forse Vito non ha percepito fino in fondo l'importanza di questo, di quella bandiera. Era un gesto straordinario, diciamo, nel quale noi abbiamo mobilitato un'intera regione. Siamo in quell'occasione, abbiamo detto queste cose, non eravamo ancora, eravamo lì per una scadenza davanti a noi, e noi abbiamo realizzato questo grande risultato esattamente per donarlo agli altri. La ricchezza straordinaria che potrà derivare da questo risultato è una cosa che vale per Matera, ma vale per tutta la Basilicata, almeno per tutta la Basilicata, se non per tutto il Mezzogiorno. È evidente che Pisticci, che non è un piccolo paese, Pisticci è il più grande paese dopo i due capoluoghi, che lo è, anche per poco, nonostante per poco, perché per poco? No, non sono d'accordo, ci vuole che qualcuno era. Ma per me vale questo. Pisticci è la prima comunità dopo i due capoluoghi, ma Pisticci non è solo importante per la dimensione demografica. Pisticci è un crocevia straordinario di grandi interessi, di carattere culturale, di carattere produttivo in agricoltura e nell'industria, con tutti i problemi che ha l'industria, di carattere turistico, e la parola turismo fa rima con la parola cultura. Insomma, noi siamo di fronte, e tra l'altro siamo a distanza di pochi chilometri dal capoluogo. Noi stiamo lavorando perché l'ANAS, che è un altro soggetto che si sta finalmente interessando del problema della sistemazione della strada Matera-Ferrandina, che è un grande problema. Abbiamo un progetto sul quale stiamo discutendo, comunque c'è la necessità dell'adeguamento di quei 30 km, e che avvicinerebbero molto, con un adeguamento si avvicinerebbe molto Matera a Pisticci, e avremmo la possibilità di riversare da queste parti con un itinerario intelligente, fatto appunto dei grandi giacimenti culturali, dai contenitori ai grandi monumenti, alle grandi... Io quando quella sera che c'era Alessandro Aber a Terravecchia ho fatto una fotografia che ho ancora qui e l'ho mandata su Twitter, con un tweet, perché a me mi ha impressionato il paesaggio che si gode da Terravecchia. Vedete, il paesaggio è il grande bene culturale del futuro. Noi abbiamo in mano un grande tesoro. Non ci sono tanti luoghi in giro per il mondo dove si possono godere di questa roba. Bisogna andare nelle grandi praterie africane, nelle savane o nelle praterie nordamericane per trovare questa roba. Perché purtroppo in Italia, dove il territorio è limitato ed è molto occupato dal costruito e qualche volta dalle distruzioni disastrose che interessano il territorio, non si trovano bellezze di questa dimensione. Noi non dobbiamo andare alla ricerca di chissà quale divertimento. Noi abbiamo proposto, tra l'altro,
e abbiamo anche cambiato le parole, i termini, abbiamo detto non vogliamo parlare neanche più di turisti, vogliamo parlare di visitatori